parole troviamo ricorrenti nei brani della messa di oggi: franchezza e paura, parole che rivelano due stati d'animo, atteggiamenti e comportamenti di vita. Sembra a prima vista che si annullino a vicenda, in realtà possono coesistere. Si può passare improvvisamente dal coraggio alla paura e viceversa. Si manifestano nei momenti di difficoltà. Se tutto fosse tranquillo, non saremmo presi dalla paura e non avremmo bisogno di coraggio. A meno che, e succede, non temiamo l'inconveniente sempre possibile o che le cose da un momento all'altro cambino peggio, la paura di essere troppo felici. Partiamo dalla parola franchezza. Nel testo greco troviamo paresia, che ricorre più volte negli Atti degli Apostoli, per indicare la libertà e il coraggio con cui i primi cristiani annunciavano il messaggio evangelico nonostante le minacce. Lo troviamo questa parola nel primo brano, a metà circa, quando si dice: vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, e certo che in italiano lo rende bene, in greco, ripeto, parresia, che ha un significato particolare, o meglio, due significati, libertà e coraggio. Che significa anzitutto libertà? Non significa che io posso annunciare la parola senza che nessuno me lo impedisca. Significa che nel mio interno sono libero di annunciarla. L'impedimento non è tanto esterno quanto interno. Mi sento libero quando non ho pregiudizi di sorta, non ho blocchi mentali. La verità è lì davanti a me, o meglio, dentro di me, senza veli. La vedo così chiara che l'annuncio senza pormi tanti problemi. Posso essere libero di dire una cosa perché nessuno me lo vieta, ma può succedere che mi faccia condizionare da me stesso nel dirla. Non basta vivere in una democrazia perché uno automaticamente dica la verità. E succede che a furia di farmi prendere dai condizionamenti interiori, creo le premesse, in quanto faccio parte di una massa che agisce allo stesso modo, per una falsa democrazia, dove ciascuno pensa di dire la verità, ma in realtà parla a nome dell'opinione corrente. Il problema è soprattutto nostro di credenti. Proprio perché credenti nel Dio della verità, non ci liberiamo abbastanza dai pregiudizi per dare via libera alla verità di Dio. La nostra fede ci dice che il Figlio di Dio si è fatto carne, ovvero uomo, dunque è entrato, volere o no, in una struttura. Ha scelto come madre una tale ragazza di nome Maria, ha scelto di nascere in un particolare paese geografico, eccetera, eccetera. È entrato in una struttura, si è fatto carne, uomo. Ha dovuto scegliere un particolare linguaggio comunicativo. Già tutto questo fa capire un mondo di condizionamenti. È stato compreso fino in fondo? Gli stessi evangelisti, ovvero gli interessati, confermano che gli apostoli erano duri di comprendoglio. I Vangeli che cosa riportano dell'insegnamento di Cristo? C'è magari comodo dire che sono stati scritti sotto l'ispirazione divina, ma sappiamo che ciò è vero fino a un certo punto. A me piacerebbe, ad esempio, sapere ciò che realmente ha detto il Cristo radicale, il Cristo, no?
quello delle radici, il Cristo originario, e non il Cristo della Chiesa primitiva, perché già la Chiesa primitiva ha cercato un po' di attutire il messaggio di Cristo, di rivestirlo. Poi è successo che lunghi secoli, e sono tanti ormai, il messaggio evangelico sia stato più volte tradito, diciamo, redimensionato. Oggi, che cosa è rimasto della buona novella di Cristo? E non basta dire, cerchiamo di annunciare il Cristo radicale, anzitutto bisognerebbe conoscerlo, e non è facile. E poi, come farci capire da parte dell'uomo moderno che dimostra di avere tanti di quei filtri o pregiudizi che, più che bloccare il dialogo, lo portano su piani che conducono lontano dal Vangelo radicale? Penso che l'esperienza sia un po' di tutti, ma soprattutto anche la mia. Parlo in un modo, poi la gente capisce un po' tutto il contrario, perché ha dentro dei filtri e naturalmente in base a questi filtri, ecco, fraintende quello che dico. Non è facile parlare e farsi capire. Ma basta la libertà interiore di fronte alla verità? Basta? Già, è oltremodo difficile averla. Ma anche se l'avessimo, non avremmo risolto il problema, che è quello della testimonianza. I primi cristiani, a iniziare degli apostoli dopo la discesa dello Spirito Santo, erano così affascinati dalla parola di Dio che l'annunciavano senza paura, con coraggio, parresia. Certo, non basta essere liberi di dentro se poi non si ha il coraggio di professare la verità. La libertà interiore di per sé non dà poi automaticamente il coraggio per proclamarla. Il problema di oggi è senz'altro la libertà interiore di fronte alla verità, perché ci sono i pregiudizi dentro di noi e quanti, ma penso che soprattutto oggi manchi il coraggio di testimoniarla. Oppure la testimoniamo, ma a modo nostro, in modo, diciamo, indolore, cercando di evitare conseguenze inopportune, adattandoci a quell'opportunità che accarezza il quieto vivere. Ma forse la cosa più irritante, almeno per me, è quell'atteggiamento che per un verso accarezza la verità, non si sa quale, e per l'altro fa di tutto perché la verità non venga professata, e sappiamo quale. Se io non ho il coraggio di testimoniarla apertamente in pubblico, perché dovrei far tacere chi ha il coraggio di farlo? Lo chiedo sempre, lo dico, no? Perché? Perché? Non tutti hanno il coraggio di dire la verità, magari la conosciamo, magari la vediamo, però non abbiamo il coraggio, per tanti motivi, per tanti motivi. Ma perché non sostenere chi ha il coraggio di dirla? Forse un motivo c'è, ed è la paura che la verità toglie i beni dell'ipocrisia. Siccome siamo ipocriti, lo vogliamo che chi ha il coraggio di dirla la dica. Perché? Perché naturalmente se dice la verità, ecco, smaschera la mia ipocrisia. Allora è meglio che tutto sia coperto. Allora il prete che dice la verità non deve dirla, perché se la dice, succede un po' il finimondo. Ci crediamo credenti, diciamo religiosi, ma nei modi dovuti, dovuti, entro certi limiti. Se qualcuno li sorpassa e apre orizzonti nuovi, allora no. Comunque sono del parere, e lo dico apertamente, che se uno è aperto in tutta libertà di spirito alla verità, il coraggio poi lo trova per annunciarla. La verità non ci lascia tranquilli, ha una forza tale che ci apre bocca e cuore anche quando siamo prostrati dalla stanchezza o dalle delusioni. Il coraggio parte dalla verità. Oggi dubito fortemente che ci sia la verità in questo mondo e tra gli stessi credenti,
Non perché la verità sia sparita nel nulla. Siamo così immersi nella nebbia che non sappiamo più che cosa sia la verità. Abbiamo la mente, no? Ecco, ottenebrata. Ma io sono convinto che oggi veramente, se dentro di noi ci fosse la verità, questa libertà, no? Aperta alla verità, o noi non potremmo tacerla. E allora dubito che ci siano le convinzioni nella gente di oggi. Non c'è la convinzione. Perché se uno fosse convinto, e questa convinzione è parte della verità che abbiamo dentro, uno non può tacere, deve dire, deve annunciare, deve proclamare. E allora perché abbiamo dentro qualche cosa che non funziona? La verità la facciamo tacere già dentro di noi. Appena noi la scopriamo, diciamo no, vuoi stare quieta, tranquilla. Non devi uscire. Perché altrimenti automaticamente noi testimoniamo la verità, se l'abbiamo dentro forte, dentro di noi. Parresia, benedetta parola andata in disuso, di cui nessuno più o ben pochi sanno che cos'è. Vuol dire libertà e coraggio, spiegato, parresia, libertà e coraggio. Se ci lasciamo prendere dalla paura, vuol dire che ci manca la libertà interiore di fronte alla verità. E non pensiamo che parole come libertà, eccetera, siano vaghe o astratte e che non servono per mangiare o per vivere bene questa vita. Certo, bisogna tradurli nella realtà esistenziale, ma non è facile. Dal momento che viviamo in una società dove ciò che conta è declinare la verità seguendo traiettorie che portano verso la peggiore umanità. Lo dico sempre, noi scegliamo la peggiore umanità. Quando votiamo, scegliamo la peggiore Italia. La peggiore democrazia. Non sappiamo che cos'è l'umanità noi, non sappiamo che cos'è la democrazia, perché altrimenti ci penseremo due volte prima di scegliere certe persone. No, ma noi non abbiamo un concetto esatto. Votiamo così a caso, mettendo sempre il solito ipocrita, scegliendo sempre le solite persone barbare. Non sappiamo che cos'è la democrazia, che vuol dire puntare in alto, verso una qualità della vita diversa. E poi vediamo, no? Vediamo le stronzate che dicono i nostri politici tutti i giorni. Oggi poi ne ho sentiti tutti i colori del nostro Premier, di tutti, ne ha dette che vanno a spasso, ne ha detto di cretinate, di stupidaggini. Eppure, nonostante questo, noi, no, ancora noi, lo mettiamo lì come responsabile di una nazione. Cristo è stato tradito dai suoi, e i suoi continuano a tradirlo. Perché dire suoi, quando costoro tradiscono il loro maestro? Ma guardate che tremendo pensarci bene a queste cose, eh? Noi veramente, ecco, siamo in un mondo, in un sistema, lasciamo perdere certi problemi che saltano fuori, queste criminalità, no, che vabbè, lo sapete benissimo, tutti i giorni ne esce una, pedofilia di preti, no, pedofilia, che è un discorso sarebbe anche lungo da affrontare. La Chiesa è lì, ormai sbilanciata, non sa più come difendersi. Ma avete notato una cosa? Che il Papa non sa più come difendersi. Ma avete sentito forse da parte dei suoi alleati politici un conforto? Io non ho sentito Berlusconi che dica al Papa, oh, ti sono vicino. No, non ha detto, ha paura. È rimasto lì solo. La Chiesa rimane sola. Non sto difendendola, mancherebbe altro. E rimane lì sola, non sa più che pesci prendere per difendersi. Certo che se avesse avuto parresia, coraggio, libertà di dire la verità, coraggio di poter veramente affrontare certi problemi, forse non saremmo a questo punto.
siamo sinceri, eh? Siamo tutti colpevoli. Parrocchie, comunità, famiglie che hanno taciuto. Faccio esempi, eh? Hanno taciuto. Oggi è facile buttare fuori tutto, no? Oggi è facile. Ma perché allora? Non poniamo anche un altro problema. Certo che la pedofilia è tremenda, io dico che un crimine peggiore non esista. Ma c'è anche la pedofilia da una mente, di chi rovina i bambini attraverso una cultura dell'avere che è tremendo. E qui la Chiesa non capisce come ha sbagliato prima, coprendo i preti, adesso il